stato vincente. Soltanto dopo una lunga trattativa polizia, carabinieri e polizia locale sono riusciti a convincere l'uomo che nel primo pomeriggio si era arrampicato sulla fontana dei quattro continenti ed aveva preso a picconate la statua dell'angelo a scendere dal monumento dal quale fra l'altro minacciava di suicidarsi. Se però con questo gesto l'uomo pensava di suscitare la solidarietà dei triestini, non gli è andata benissimo. Molti infatti, fra quelli radunatisi immediatamente attorno alla fontana, lo hanno preso a male parole. Ma tiratelo giù! Quasi intimandogli di scendere. E quando ha infierito ulteriormente sul monumento, la disapprovazione generale ha raggiunto il culmine. Ancora da ricostruire le ragioni del gesto, pare che alla base vi siano i problemi economici dell'uomo che più volte, nei minuti in cui era in cima al monumento, dopo aver trovato il tempo di fumarsi una sigaretta, aveva urlato frasi sconnesse e ripetuto di non riuscire ad arrivare alla fine del mese. Vabbè, ma c'è tanti che arrivano appena a fine mese. Aspetta, c'è tanti che arrivano appena a fine mese. Sul posto in pochi minuti sono arrivate le forze dell'ordine ed anche il sindaco Cosolini e si è formata quella folla che ha seguito con apprensione, incredulità e appunto rabbia quanto stava accadendo. Il protagonista dell'episodio, del quale non sono state rese note le generalità, né si sa fosse uno squilibrato, una volta sceso e disarmato, gli è stato tolto il piccone, è stato portato in questura subito e iniziato il lavoro di raccolta dei frammenti della statua per il restauro del monumento, che come logico sarà a carico del comune. Non manca un pietro, per questo pietro.